Ci siamo uniti tramite la rete, tramite internet, siamo riusciti a trovarci fra cittadini che non hanno da fare con la politica organizzata, partitica. Qui tutti eravamo un po' stanchi di lamentarci e volevamo contribuire concretamente nel cambiare le piccole cose nella vita di tutti i giorni. Ci sono dei gruppi di staff che lavorano, propongono soluzioni che vengono poi validate dalle assemblee. Delle assemblee ci sono le assemblee di chi è attivo, cioè la filosofia è chi si attiva praticamente decide, cioè possiamo ricevere tutte le informazioni del mondo, le dobbiamo valutare, poi decide effettivamente chi opera sulle cose, questo per generare insomma una sana partecipazione da parte di tutti quanti. Abbiamo partecipato magari raccogliendo la spazzatura nei parchi, magari ecco anche intorno alle metro, alle metropolitane di Roma, i banchetti, pubblicizzando gli eventi, il referendum, sensibilizzando le persone, persona per persona, singolarmente, un contatto diretto con i cittadini da parte di altri cittadini. È abbastanza chiusura dai media tradizionali, dai grandi giornali, dalle grandi televisioni che evitano di parlare quanto possibile, hanno parlato solo dopo la grande sorpresa delle ultime amministrative, perché hanno dovuto, non potevano evitarlo. Il governo sta tentando di tutte per introdurre la censura al web, stanno cercando di fare leggi che impongono regolamenti che possono portare a una censura come è stata a Cina o in Iran. Come voler comunque veramente fermare il mare appunto con gli scogli, però comunque insomma, perché poi voglio dire le possibilità espressive sono talmente varie che penso che solo la Cina, paesi veramente con problemi di democrazia, riescono a filtrare alla base l'accesso a internet. Anche quelli dell'opposizione che adesso promuovono il referendum non hanno aiutato quando c'era il momento, per esempio quando si doveva votare in Parlamento di accorpare il referendum con le amministrative, risparmiando pure un sacco di soldi, cosa che avrebbe aiutato pure il raggiungimento del quorum e avrebbero deciso tutti se sì o no, senza usare i trucchi del non raggiungimento del quorum, però c'erano 10 parlamentari del PD e 2 dei IdV che erano assenti. E solo per un voto è stato deciso di non accorparli. Mancava un voto e c'erano 12 assenti dell'opposizione. E il nucleare, che lo promuovono, è uscito 2 o 3 giorni fa un articolo di WikiLeaks, in cui si dice che Bersani ha dichiarato agli americani che il nucleare andrà avanti in Italia, che c'erano programmi di continuare con il nucleare. Non solo allora il governo di Berlusconi che dichiaratamente è per il nucleare, ma lo stesso Bersani. E adesso il PD ha tappezzato la città con manifesti promuovendo il referendum. Allora se devono dichiarare, devono prendere posizione, o sì o no. Una città come Roma parliamo di mobilità. Mobilità per noi significa trasporti zero. È un concetto al quale dobbiamo arrivare, ma senza fare grosse cose, ad esempio attuando quello che poteva essere il piano regolatore ultimo di Roma, ossia una città policentrica fatta di piccole realtà municipali, nel quale un cittadino magari riesce a minimizzare i spostamenti, minimizzare magari rendendoli intermodali, prendo la macchina, salgo sulla metro, dalla metro trovo la bicicletta, cioè insomma, Breve. avere piccoli spostamenti di varia natura, anche perché non funziona più, questo è un sistema che non funziona più. Noi abbiamo quadranti di Roma che basta un tamponamento per bloccare la provincia, c'è la Pontina, noi abitiamo qui dalla parte del dodicesimo municipio, ci abbiamo le file fino ad Ossea, fino a Pomezia tutte le mattine. Siamo di fronte a qualcosa che non è più regolare e questo non lo dicono perché continuano a costruire, hanno costruito città, abitanti equivalenti a Napoli solo nel tredicesimo municipio e continuano adesso a costruire nel dodicesimo fino ai confini con Pomezia, rimanendo sulle stesse infrastrutture, senza un minimo di rotaia, senza niente. Questo non è possibile. Andatelo a chiedere la mattina ai cittadini che fanno 2 o 3 ore di fila, che escono da casa alle 5. E poi ragioniamo, quindi parliamo di ridurre gli spostamenti o quantomeno agevolare chi può trovare, che ne so, un parcheggio a una stazione della metropolitana. Parliamo di cose normalissime che non siamo dei geni noi, sono cose che in tutto il mondo stanno attuando.
sicurezza dei trasporti pubblici. Noi abbiamo delle stazioni della metropolitana dove è pericoloso, le mamme non mandano i figli perché c'è da avere paura, cioè vogliamo parlare anche di queste cose, no? Hanno fatto le camionette dell'esercito, fanno ridere, che fai? Le camionette dell'esercito fanno ridere, capito? Non hanno soluzioni, non sanno che pesci prendere, questa è gente che oggi parla di trasporti, domani va all'agricoltura. A Roma ci sono due reattori nucleari. Si trovano nella Bracianese, vicino ad Anguillara. Si trovano nel centro sperimentazione dell'Enea, il centro di Casaccia. Noi abbiamo questi reattori nucleari sotto casa e quasi nessuno lo sa. Questo centro è aperto dalla fine degli anni 50. Ci sono stati diversi incidenti negli anni. Nel 2007 ci sono stati vari incidenti in un anno. Nel 1974 c'è stato un incidente grave. Questi incidenti sono stati contaminati con plutonio 7 lavoratori dell'Enea e della Sogin, che è la società di gestione impianti nucleari che è presente lì. Allora, questi due reattori, Triga e Tapiro si chiamano, non sono grandi reattori, cioè lì non è una centrale nucleare. Nel senso non produce energia che va in rete, si fa sperimentazione, però non è in buone condizioni. Questo è stato dichiarato, è uscito pure un articolo sul Corriere della Sera in epoca. Producono scorie, producono comunque, perché il nucleare, per quanto possano chiamarlo pulito, produce scorie. Siamo alle porte di Roma. Siamo poi tra l'altro in un quadrante dove ci stanno problemi di varia natura, abbiamo la più grande discarica d'Europa sempre appunto a nord-ovest di Roma, abbiamo i ripetitori radio di uno stato confinante, abbiamo appunto una grande raffineria perché non ci facciamo mancare niente, giustamente dobbiamo mettere nell'aria anche dei piccoli reattori, però sono piccoli, non c'è problema e sono quasi sicuri. Ovviamente il problema che non è che deve chissà cedere chissà cosa, perché è come se uscisse una cosa fuori la porta delle nostre case, perché nel frattempo la città è leggermente cresciuta, come dicevamo anche prima, e quindi si trova praticamente in mezzo alle persone, e di tutto questo mi pare normale che insomma si tenga un velo di silenzio, non mi sembra una cosa accettabile ormai, quindi. Ma perché poi c'è anche Castel di Guido vicino, che è appunto un'azienda agricola, una tenuta del comune, che fanno del biologico, fanno anche prodotti interessanti, però praticamente sta a ridosso di questa bomba ecologica, cioè sta in mezzo. E queste cose ce le ritroviamo sui mercati, capito? Quello è il bello, no? Perché poi parliamo di cose come se chissà quale realtà lontane, e ci abbiamo invece sotto la porta di casa queste situazioni che quantomeno, insomma, visto che una certa incidenza poi di neoplasie, di tumori esiste anche qui a Roma, forse cominciare a guardare la cosa sotto un'altra ottica sarebbe anche interessante. La gestione dei rifiuti, questa sarebbe, prima di chiudere la discarica, fare lavori di bonifica, perché se no non si faranno dopo. Secondo, individuare diversi posti a Roma, nei dintorni, in cui creare centri di riciclo, come modello Vedelago nel Veneto, che riceve rifiuti, paga per questi rifiuti, li trasforma in materie prime e li vende poi ai privati. I tedeschi li comprano, le materie prime le comprano. E poi centri di compostaggio, come c'è quello di Macarese, ma farlo più grande e fare pure altri. Il nostro consigliere eletto ha cercato di presentare questa proposta al consiglio congiunto del 16° e 15° municipio. Con diversi trucchi burocratici gli hanno cambiato questa proposta in ordine del giorno e non poteva presentarlo. Siamo andati lì a fare fiato sul collo e abbiamo visto come funziona lì. Il PD ha votato la sua proposta perché era il PD, il PDL ha votato la nostra giusto per fare opposizione al PD. È un consigliere della rifondazione, che poi adesso è passato al SEL, Massimiliano Ortu, che è contro la discarica. Nel momento della votazione è uscito dall'aula. In Italia potrebbe essere, perché noi abbiamo a Colleferro qui dietro un centro di riciclaggio che produce i derivati dai rifiuti, ovviamente differenziati. In Italia questo non si fa, a Napoli, a Roma non si fa, perché c'è interesse che queste cose debbano andare a finire in discarica. Questo è quanto, perché tecnologicamente a livello si potrebbe fare da domani mattina. È una questione, secondo me, di volontà. Quello che noi vogliamo
è raggiungere e sensibilizzare il maggior numero di cittadini possibili. Vogliamo invitarli a collaborare anche in forma veramente contenuta, anche piccola, anche un piccolo contributo è qualcosa. Noi raccogliamo fondi, ci autotassiamo, utilizziamo le nostre risorse, il nostro tempo libero e lo facciamo perché ci fa piacere e perché vogliamo cambiare concretamente le cose. E pensiamo che con il vostro aiuto possiamo farlo.